Amici di calciocatania.com, buongiorno, siamo qui dallo stadio Angelo Massimino in via Cifali nel giorno della presentazione ufficiale alla città e alla stampa del murale che adorna appunto lo stadio catanese. Siamo qui con uno dei protagonisti, con alcuni dei promotori e anche con l'artista, appunto l'autore di queste 50 raffigurazioni. Credo che mi aver saputo, lei è un collega con noi, vicino a noi. Credo che sia, mi dicono, il primo grande stadio in Italia che celebra in questo modo la sua storia, le sue glorie e il suo passato. Lo fa, diciamo, oggi con la Tribuna B, lo fa con un'operazione bellissima di collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti. Ringrazio come sempre il direttore che ogni volta che la città chiama risponde. Ringrazio di cuore l'artista che, come vedete, ha speso molto molto tempo per fare questa azione, perché è un murales ingente, no? Per dimensioni, per quantità. Ringrazio la CMC, che è l'azienda che ha sponsorizzato l'operazione e ha coperto una lavata per celebrare il suo passato, in attesa che il presente sia adeguato a questo passato. Quindi noi vorremmo rivolgere, insieme con Baiocco, che è rimasto legatissimo alla nostra città e ormai è, no? È anche la mia casa. È anche la sua casa. Quindi l'augurio lo estendo anch'io. Esattamente, per poter avere un futuro adeguato al suo passato. Volevo dirvi soltanto che la proposta dell'assessore Di Salvo, che è stato il vero artefice dell'operazione, lavorandoci con passione ed entusiasmo, ha adottato l'atto delegativo perché questa operazione di murales attorno allo stadio sia completata, quindi non solo il lato della Tribuna B, ma anche il resto dello stadio, e naturalmente, come dire, ricorderemo anche altri campioni del Catania, altre figure importanti, e ovviamente consentitemi di dire anche l'ispettore di polizia che perse la vita in un tragico momento, a cui è intitolato un pezzo dall'altra parte e che merita di essere ricordato in modo assolutamente adeguato. Questo è il segno che volevo dire prima di rispondere alle vostre domande, e sono orgoglioso che il vecchio stadio Cifali, lo stadio Massimino, oggi sia dell'impegno che è stato posto in essere. Qualcuno suggerisce di metterci i nomi vicino in etichetta, valuteremo se questo è possibile oppure no, in modo da farli riconoscere a chi naturalmente oggi non sa chi è Zimaniac o chi è Ciresigno o chi è Danova o chi è Facchin o anche Bavassori o anche Rambaldelli, Giavara, Grani, Brenna, eccetera. Grazie. Del Baiocco, partiamo da lui. Sì. Che emozione provi a vederti qui disegnato appunto nello stadio Angelo Massimino, stadio nel quale appunto tu hai dato tanto. Cosa provi? Beh, sicuramente, come dicevi tu, grandissima emozione. Sono orgoglioso e onorato di essere raffigurato qui indelebilmente su queste mura, simbolo importantissimo per Catania e tifosi del Catania, quindi sono emozionatissimo. Ma complimenti a tutti, a chi ha avuto questa idea, a chi l'ha realizzata, a chi l'ha fatta in maniera splendida, a tutti quanti quelli che si sono adoperati per mettere in piedi qualcosa che secondo me è unico nel suo genere, quindi ancora di più motivo di vanto e di orgoglio per noi. Noi catanesi, ormai mi sento anch'io. Sei ancora più catanese allora, sì, dopo questo. Non lo so se è più possibile essere più catanese, però sì, mi sento ancora di più legato a questa città. Perfetto, passiamo all'autore, l'artista, Andrea Marucic. Andrea, ce l'abbiamo fatta, hai lavorato col caldo, col freddo, con la pioggia. Finalmente abbiamo finito, possiamo dirlo? Sì, finalmente abbiamo finito, possiamo dirlo. Qua accanto appunto ci spendo Baiocco, l'emozione anche di conoscere i personaggi che ho dipinto, anche quello è una cosa molto molto bella e fa piacere anche quello. Oltre, finalmente aver finito, quello è il piacere principale. Perfetto. Passiamo allora ai nostri invece, agli autori, ai promotori dell'iniziativa, appunto Emanuele Rizzo e Fabio Filippo Solarino. Emanuele, quanta soddisfazione provi finalmente? Beh, io do finalmente raggiante. Ci siamo. In realtà manca qualcosina, come tu ben sai, perché noi abbiamo lavorato anche sotto traccia per preparare le biografie, per raccontare non solo chi sono questi personaggi, ma anche il gruppo. Museo, cielo aperto. Un museo su, perché ci saranno tante foto, bello. Anche qualcuna che magari non conosci. C'è veramente tanto, speriamo che quanto prima con i QR code ci sarà la possibilità di fare un click.
andare a riscoprire un po' di storia rossazzurra, anche e soprattutto dei decenni passati, perché molti non conoscono i volti dei personaggi degli anni 50, 60, ma c'è veramente tantissimo da raccontare, e non solo di sport, anche di storie extra calcistiche. Filippo, sì. Anche tu sei stato tra i promotori di sì, questa diciamo che l'idea parte dal, io tra virgolette, dall'incoscienza di Emanuele, perché è stato quello a crederci di più e poi è quello che alla fine ci ha anche coinvolto. È molto bello che tutto sia ultimato, perché questo rende lo stadio di Catania, nell'80° anniversario tra l'altro della sua edificazione, uno stadio unico, perché questo murales a tematica vintage, diciamo che è più lungo d'Italia. Sul resto possiamo dire che proprio oggi l'assessore Di Salvo ci ha informato del progetto per ultimare la cinta muraria dello stadio, quindi è molto probabile che nei mesi successivi, chissà, magari non so, fine anno, si vedranno altri volti nelle altre zone dello stadio che non sono state ancora ricoperte di murales, così magari qualche piccola polemica, voglio questo, voglio quest'altro, ci saranno credo a quel punto per davvero tutti i personaggi che hanno contribuito alla storia alla lunga storia del Catania. Possiamo dire un Roberto Manca così tanto, o un Lorenzo Ballassina. Sì, sì, Ballassina, ma anche qualche altro del passato, tipo Bicchierai, Grani, perché in tanti poi ce l'hanno richiesti, chiaramente Mazzetti mi suggeriscono dalla regia. E quindi diciamo che tutto questo comunque bisognerà, dipenderà anche dal bando, no? Esatto, dal bando, se chi sarà un sondaggio, se effettivamente ci sarà un'integrazione o un ampliamento con i giocatori del futuro. Questo deve essere ancora chiarito, ma lo sarà a breve nei prossimi mesi. Sicuramente una delle cose che vorremmo fare è pensare anche a un murale su altri sport, in particolare in Piazza Spedini ci piacerebbe rappresentare la Lidea e la Paoletti, le due squadre di pallavolo campioni d'Italia, e poi magari anche qualche altra squadra importante. Magari l'Orizzonte, probabilmente anche l'Amatori. L'Amatori. Tra l'altro l'Amatori ha giocato al Cibali negli anni 80 più volte, e quindi è probabile che anche in quel senso ci possa essere un'apertura di credito. Perfetto, per adesso ci godiamo allora questo momento, possiamo dire così, e forza Catania. Quello forever, forever. Amici di calciocatania.com.